poi vi troverete di fronte a una squadra che ha affrontato una partita difficile in conference, che probabilmente sarà un po' stanca. Che dice? Ma credo che abbia una rosa così competitiva che ha potuto alternare tanti giocatori anche durante la conference, per quello non ha dato tantissimo minutaggio a tutti, magari qualche giocatore sì, più sulla linea difensiva che se lo possono permettere, però in generale hanno recuperato la grande, perché sono giocatori abituati a queste competizioni, abituati a recuperare. È una questione sempre di abitudine, di come li alleni e del percorso che tu fai da calciatore, e la Fiorentina ha tanti calciatori che hanno la possibilità di fare più partite all'interno di una settimana. Come ci arriva Venezia? Beh, con una settimana... C'è una novità di giocatori nuovi? Ah, c'è Nicolussi Caviglia, come sapete è stato annunciato, per quello è tra i convocati. Ovviamente parlo dei giocatori disponibili, non rientrerà poi Ampalo per la trasferta di Firenze, quasi sicuramente sarà con la squadra nella prossima, non ci sarà Busio, non ci sarà Iaia, non ci sarà Tesman, insomma è Bjarkason, che anche lui dobbiamo valutare come intervenire nella situazione che si è creata nel suo infortunio. Per quello insomma sono questi i giocatori che mancheranno, tutti gli altri sono a disposizione. Ci arriviamo con una settimana in più di lavoro, leccandoci anche un pochino le ferite sui nostri errori e cercando di andarle un po' a limare, perché dobbiamo cominciare a riconoscere che in questa categoria non ci possiamo permettere determinate disattenzioni. Dopo una partenza veramente ottimale della gara con la Lazio, nel percorso diciamo poi conclusivo ci siamo un po' fatti male da soli e questo non ce lo possiamo permettere. Mentale prima di tutto, far capire ai ragazzi che in determinati momenti della partita ci vuole coraggio. Non la paura di poter affrontare un avversario o trovarsi in vantaggio, non deve essere uno svantaggio ma un vantaggio. E ovviamente questi errori, che io non voglio chiamarli nemmeno individuali, che non mi piace, perché sono di squadra, perché tutti quanti vinciamo e tutti quanti alla fine possiamo sbagliare, per quello io sono molto per il noi, e cercare insieme di andarle a migliorare e capire dove sono stati fatti. Ed è un percorso un po' diverso dal passato, perché è un campionato diverso, ci sono delle richieste magari differenti da parte mia, ma vedo grande applicazione e grande attenzione. Ovviamente questa attenzione negli allenamenti la dobbiamo riportare in maniera ancora di più. Se siamo a 90 come attenzione alla mente in partita contro determinati avversari, la dobbiamo portare a 100, non ce lo possiamo permettere di stare sotto quella media. Quindi avete avuto la possibilità di analizzarlo ulteriormente, parlo della partita di conference, ma conference e campionato, perché credo che la squadra che si avvicini di più a quella che giocherà contro noi sarà più quella col campionato col Parma che quella di conference. Cosa possiamo intravedere? Dei movimenti differenti o delle soluzioni diverse rispetto a quelle della partita precedente? Non c'è stato tanto tempo, no, per assimilare tante cose, però a volte in una squadra ci vuole poco per fare quel salto di qualità legato anche a volte anche ai risultati, che ti aiutano ad accettare ancora meglio tutte le proposte.